Bentrovati al TGMed LIS, l'informazione nella lingua italiana dei segni a cura della redazione del TGMed. Il cadavere di un pensionato incensurato di 71 anni, Domenico Citelli, ucciso con un colpo di fucile alla testa, è stato trovato la notte scorsa vicino alla sua casa di Pedara, nel Catanese. Il corpo era avvolto in un sacco legato con delle corde all'interno di un tombino. Gli investigatori indagano sulla sfera personale della vittima. Due imprenditori di Messina, il padre Antonino La Monica di 50 anni e il figlio Giuseppe di 21, sono stati arrestati con l'accusa di trasferimento fraudolento di titoli e valori. Attraverso una società intestata al figlio, che opera nel settore edile della vendita e noleggio di auto anche di lusso, nascondevano la provenienza illecita di capitali confluiti nei conti correnti aziendali, aggirando anche il provvedimento definitivo di confisca nei confronti del padre, appartenente al mandamento di San Mauro Castelverde nel Palermitano. Sequestrate 23 auto di lusso, fra cui Ferrari e Maserati, conti corrente, depositi bancari e fondi di investimento per oltre 1.200.000 euro. Da 48 ore continua la riunione fiume nella sede del PD a Palermo. Manca ancora l'accordo politico col governatore Rosario Crocetta, al quale viene chiesto di rinunciare alla lista del megafono per trasferire i suoi nella lista Micari Presidente Arcipelago Sicilia. Il Partito Democratico ha constatato le difficoltà a chiudere le liste di Micari per lo scarso numero di candidati proposti da Leo Luca Orlando. Bisognerà mantenere l'equilibrio nelle coalizioni. Nella lista di Micari dovrebbero confluire, oltre agli esponenti del megafono, anche candidati provenienti dalle liste Link e Sinistra Siciliana e alcuni dirigenti Dem che hanno già l'ok del partito. Se l'accordo dovesse saltare, Crocetta ha pronte le sue liste del megafono da presentare entro oggi. Comandante e direttore di macchina del peschereggio mazzarese Anna Madre, sequestrato nella notte tra il 15 e il 16 settembre in acque internazionali da parte di militari tunisini, arriveranno nella notte a Mazara del Vallo dopo 20 giorni in Tunisia. A differenza degli altri 8 componenti dell'equipaggio, già rientrati da giorni, i due non potevano lasciare la Tunisia senza il pagamento da parte della società armatrice di un'ammenda dimezzata a 34.500 euro e nello stesso porto oggi 19 persone sono state fermate prima di partire per le coste italiane dalle isole Kerkenna, a soli 120 km da Lampedusa. La procura ha aperto un'inchiesta sulla denuncia dei familiari di un anziano morto nei giorni scorsi a Palermo. Vincenzo Oliveri, 70 anni, per quasi 2 mesi è rimasto ricoverato nel reparto di pneumologia del Civico di Palermo. Con lo smartphone avrebbe documentato l'assalto delle formiche in corsia, i sanitari rotti nei bagni e le porte danneggiate. Dopo la segnalazione, i carabinieri del NAS hanno effettuato i controlli e imposto all'azienda di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie.
L'anziano è morto 3 settimane dopo in un altro ospedale, il Cervello, nel reparto di rianimazione, dove è arrivato in ambulanza in condizioni disperate. Per questa edizione del TG Med Lis è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima.